30 milioni di persone in Europa sono affette da oltre 6.000 malattie complesse e rare. Troppo spesso i pazienti non hanno accesso a cure specializzate vicino al luogo in cui vivono. Per questo l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno unito le forze con medici e pazienti per creare le reti di riferimento europee. Le reti di riferimento europee sono piattaforme virtuali che riuniscono competenze in tutta l'Unione Europea, rendendole accessibili a tutta la comunità medica. Oltre 300 ospedali, oltre 900 equip mediche, sanità elettronica e telemedicina, cooperazione ad alta tecnologia. Grazie alle reti di riferimento europee, il medico può trovare l'informazione mancante per formulare una diagnosi o una cura per voi e per molti altri che dovessero trovarsi nella vostra stessa situazione in futuro. Con l'aiuto di una rete di riferimento europea, il medico può offrirvi consulenza e sostegno. Grazie allo scambio di competenze, le conoscenze mediche potranno presto raggiungere nuove vette, aiutando i pazienti e le loro famiglie a ricevere cure migliori ed innalzando la loro qualità di vita. Share, care, cure. Ciao, mi chiamo Blacky e lei è la mia padrona. La mia padrona è molto gentile. A lei piace molto accarezzare il mio pelo morbido. Ma la mia padroncina ha una particolarità. Fin dalla nascita, le sue urine macchiavano di nero i suoi pannolini in modo indelebile. Crescendo, anche il suo cerume è diventato molto scuro. Stranamente però, nessuno si è preoccupato di questi sintomi iniziali. La mia padrona adesso ha 30 anni e soffre di dolori alle articolazioni. Le sue orecchie sono di colore bluastro ed ha una macchia scura nel bianco degli occhi. Preoccupata, la mia padrona decide di consultare un medico. Ma il medico non sa di cosa si tratta. E manda quindi la mia padrona da una collega. Ma neanche lei sa di cosa si tratta. E a sua volta manda la mia padrona da un altro collega, che però non ne sa molto di più. E così manda la mia padrona ancora da un altro medico. Finalmente quest'ultimo trova la risposta e spiega alla mia padrona che lei ha l'alcaptonuria. L'alcaptonuria è una malattia genetica rara, invalidante, che colpisce da una a tre persone su un milione. Ed è dovuta alla mancanza di un enzima. Questa mancanza causa il danno e la distruzione delle cartilagini, delle ossa, dei dischi della colonna vertebrale. La malattia può danneggiare anche il cuore e molti altri organi. Questa patologia è detta malattia delle ossa o delle urine nere. La mia padrona piange da giorni e non accarezza più il mio pelo morbido. Ha bisogno di aiuto, deve saperne di più su questa malattia. Scopro che le persone che hanno l'alcaptonuria soffrono molto e scopro anche che non esiste ancora nessuna cura e che bisogna sostituire le articolazioni degenerate con delle protesi artificiali. La mia padrona decide di prendere in mano la situazione e si reca alla sede di Aimaku. I responsabili le spiegano che l'associazione è stata creata per aiutare ed informare le persone malate, facilitare la diagnosi e sostenere la ricerca medica in corso in Europa ed in particolare in Italia presso il centro dell'Università di Siena. La mia padrona finalmente non è più da sola e queste nuove informazioni le danno un barlume di speranza. Questo barlume di speranza sono i ricercatori del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia e i medici dell'Unità Operativa di Reumatologia dell'Università di Siena che lavorano sull'alcaptonuria. Che bella sorpresa per la mia padrona scoprire che si sta studiando una cura promettente per l'alcaptonuria con un farmaco che potrebbe ridurre o addirittura fermare l'evoluzione della malattia. Da quel momento la mia padrona ed io speriamo che la ricerca proceda il più velocemente possibile e che senza soffrire lei possa continuare ad accarezzare il mio pelo morbido. Il
nostro gruppo di ricerca ha iniziato a lavorare sull'alcaptonuria già nel 2007, grazie ad una collaborazione con l'università e con l'ospedale di Liverpool. E proprio grazie a questa collaborazione sono anche iniziati proficui scambi di studenti tra le due università. La collaborazione si è poi allargata, tanto che nel 2012 è stato dato il via al progetto Develop Cure, finanziato nell'ambito del settimo programma quadro dell'Unione Europea. Il network del progetto ha coinvolto direttamente 13 gruppi afferenti a 7 diversi paesi e ci si è avvalsi del contributo scientifico di esperti a livello internazionale, ad esempio del National Institute of Health, nonché del supporto di associazioni di pazienti, inclusa l'italiana IMACU, l'Associazione Italiana Malati di Alcaptonuria. Il nostro ruolo all'interno del progetto era quello di valutare la presenza di biomarcatori collegati allo stress ossidativo e all'infiammazione nel siero di pazienti alcaptonurici arruolati in 3 studi clinici, volti a determinare la sicurezza e l'efficacia del farmaco nitisinone per il trattamento dell'alcaptonuria. E proprio a Siena nel 2019 è stato ospitato il Project Board Meeting finale del progetto Develop Cure, nonché l'undicesimo workshop internazionale sull'alcaptonuria, organizzato in collaborazione con IMACU. Proprio grazie a questo sforzo internazionale, recentemente è stato approvato l'utilizzo del farmaco nitisinone per il trattamento dell'alcaptonuria. Grazie all'esperienza maturata nel progetto Develop a Cure e grazie alla collaborazione dell'AIMACU, l'Associazione dei Pazienti Alcaptonurici, questo dipartimento ha instaurato una collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria senese e l'unità operativa di reumatologia diretta dal professor Frediani per consentire ai pazienti un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale che integri sia la diagnostica che la ricerca su questa malattia rara. Noi ci occupiamo di diagnosticare il genotipo del paziente, trovare un'eventuale correlazione con le manifestazioni cliniche e studiare marcatori dell'infiammazione sia dal punto di vista molecolare che dal punto di vista biochimico, in maniera da integrare tutte le informazioni e consentire ai pazienti un accesso alla diagnostica, ma anche una collaborazione alla ricerca su questa malattia rara. Rari, ma non soli. In questo laboratorio analizziamo il plasma e le urine dei potenziali pazienti alcaptonurici al fine di evidenziare nel plasma e nell'urine la presenza di acido omogentisinico, ovvero HGA, che è un marker sicuramente diagnostico di alcaptonuria. E qui abbiamo un esempio di un'urina in cui la presenza di HGA è chiaramente presente nel campione inviato. Nel Dipartimento di Biotecnologie Chimiche e Farmacia studiamo l'alcaptonuria. Partiamo da cellule e campioni di cartilagine derivanti da pazienti affetti dall'alcaptonuria e studiamo tutti i meccanismi molecolari e biochimici ancora sconosciuti. Inoltre, testiamo diversi tipi di farmaci con l'intento di cercare una cura per questa patologia. Sono la presidente di AIMACU, l'Associazione dei Malati di Alcaptonuria Italiani, fondata 10 anni fa per essere vicini ai malati di questa rarissima malattia, per tenerli informati sulle novità scientifiche che, soprattutto grazie al lavoro svolto dal Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie Chimiche e Farmacia e dall'Unità Operativa di Reumatologia della nostra università, riguardano lo studio e la possibilità di cura. I pazienti vengono a Siena da tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Sono pochi, sono soli, i medici di base non sempre conoscono l'alcaptonuria e le diagnosi sono sempre molto tardive. In AIMACU i pazienti trovano una comunità con cui condividere i problemi sia fisici che socio-assistenziali. AIMACU fa parte di associazioni di malattie rare italiane e straniere e fa parte del progetto della Comunità Europea dedicato alle malattie rare metaboliche, MetaBERN. In questo momento ci stiamo occupando dell'emergenza Covid e siamo vicini ai pazienti con continui scambi di messaggi, sia email che WhatsApp, della nostra piccola comunità.